We heard Abbiamo sentito delle presentazioni molto interessanti e io cercherò di spiegare i meccanismi di alcuni dei fenomeni che sono stati citati. La maggior parte di voi aveva già presente il concetto di ormesi. Io vorrei prima dirvi come mai mi sono cominciato a occuparmi di questo argomento. Quando andavo al liceo con Andrea Dei, 50 anni fa, ma eravamo addirittura insieme già alle elementari, quindi 60 anni fa, beh, abbiamo cominciato a quell'epoca la nostra carriera di figure provocatorie, disturbavamo i compagni di scuola e facevamo varie provocazioni. E comunque il motivo per cui ho cominciato a studiare le alte diluizioni è che Andrea e Simonetta mi hanno proposto di fare degli studi su concentrazioni ultra basse di sostanze chimiche. Io senza neppure chiedere il permesso al mio direttore, se gliel'avessi detto mi avrebbe detto di dedicare il mio tempo a qualche altro campo, perché nel settore della farmacologia le basse dosi non sono molto amate, e per questo per i motivi che ha illustrato il professor Calabrese, perché i farmacologi non vogliono lavorare un sacco e poi scoprire che non si trova un farmaco che guarisce la malattia. Sappiamo poi che i farmaci ad alte dose spesso provocano malattie anziché curarle, però questo è un altro discorso. Comunque abbiamo cominciato a studiare questi argomenti con Andrea e Simonetta e io ho cooptato Cristina Lucere e Elisabetta Vigagli e anche un'altra mia studentessa Angelica Filippini, perché ho pensato che potesse essere un esercizio interessante per tutti. Non sapevamo esattamente da dove cominciare. Andrea è un esperto mondiale sul rame. Abbiamo detto: perché non studiamo il rame? Sì, ma che cosa facciamo con il rame in farmacologia? Poi abbiamo guardato la letteratura e abbiamo visto, per esempio, che nel 1939 un medico tedesco, Angarter, aveva pubblicato uno studio dove dimostrava che i minatori delle miniere di rame finlandesi sembravano non soffrire di artrite. È vero che i minatori devono essere sani, se no non sopravviverebbero, però questa era un'osservazione interessante. Dopo Angarter, con un altro medico, ha cominciato a utilizzare di vari interventi farmacologici su soggetti che soffrivano di artrite nella storia della farmacologia. Sono state però dimenticate molte cose. Se voi venite nel mio dipartimento vedrete che ci sono un sacco di farmaci che un tempo erano di moda e adesso non solo non vengono più usati, ma proprio nessuno li ricorda più. Quindi esiste tutta una letteratura che è diventata obsoleta senza essere stata sfruttata a fondo. Ebbene, in pubblicazioni internazionali come questo Agents and Actions abbiamo trovato delle pubblicazioni sul rame. Il rame è pro o antinfiammatorio? Non c'è risposta in questo studio. Alla fine del secolo scorso, quindi ancora non si sapeva se il rame ha un effetto oppure no. L'altra cosa che ci è venuta in mente è stato di studiare il veleno delle api, perché le api sono più furbe di noi e irriteranno la terra. E c'è anche chi dice che si stanno per estinguere, che se si estinguono le api finirà anche la civiltà umana. Ora vedete che le api già nell'antichità erano considerate come animali importanti e gli egizi le adoravano, e in Grecia si credeva che consigliassero Apollo. A Firenze abbiamo api nel monumento di Gian Bologna Ferdinando I.
e poi vedete anche qui questa splendida Venere di Cranach con Eros, il piccolo Eros, che è stato punto da un'ape. E Venere gli dice: che cosa ti aspetti? Tu pizzichi, pungi la gente con le tue frecce assai più dolorose, perché ti lamenti della puntura di un'ape. Poi il veleno delle api è stato studiato e nominato da Ippocrate, da Galeno, da Carlo Magno, che lo utilizzava per la gotta, e Enrico IV Terribile curava i reumatismi con il veleno delle api. Ora noi sappiamo quali sono i componenti tossici di questo veleno. Però la storia non finisce qui. Questo che vedete era un medico austriaco che soffriva di reumatismi e che un giorno, lavorando nel giardino, nel roseto, è stato punto da un'ape e si è reso conto che di lì in poi i suoi dolori reumatici si erano alleviati. E così l'argomento è stato studiato. Guardate un planisfero oggi, e le zone che ho circolettato di rosso sono quelle in cui si utilizza il veleno delle api per trattamenti antinfiammatori, in Cina, in Russia, e in Corea, quindi nell'estremo oriente. Le punture delle api vengono utilizzate a scopo antinfiammatorio, poi anche il Sud America, invece l'Europa no, anche se ogni tanto qualcheduno si rivolge a un apicoltore in Europa per avere delle api per trattamenti antinfiammatori. Comunque, pensate alle dosi. La dose che viene somministrata da un'ape che punge una persona è molto bassa, va da 0,1 a circa 3 mg. Se si fa una iniezione in un adulto come me, un adulto di 80 kg, la dose sarà di 1,10 microgrammi. La dose da 1 a 10 microgrammi è quella della puntura di ape. Se la diluite negli 80 kg di peso corporeo, ottenete una dose ancora più bassa. Allora, il professor Calabrese ci ha mostrato coraggiosamente i lavori che ha fatto sulle basi dosi in un periodo difficile in cui tutti lo consideravano un pazzo, e in un'epoca in cui erano considerate assurde queste cose, anche perché è difficile dare delle spiegazioni a queste concentrazioni estremamente basse. Noi con umiltà abbiamo cercato un meccanismo che potesse convincere la comunità scientifica dell'interesse di queste dosi bassissime, e abbiamo scelto la genomica perché stavamo studiando la variazione dell'espressione genica con i miei colleghi. Faccio parte della rete della nutrigenomica. Studiamo questa espressione genica nelle cellule di animali o di uomini, e abbiamo detto: vediamo cosa succede utilizzando certe sostanze a bassa concentrazione. A volte non ci rendiamo conto del potenziale che queste tecniche hanno ai fini della comprensione dell'effetto delle basse dosi. Nelle nostre cellule ci sono migliaia di geni, non tutti espressi, ma ce ne sono migliaia, che possono adeguarsi a
perturbazioni fisiologiche ambientali molto velocemente, anche nell'arco di poche ore. E questo c'è. E quindi quando si espone una cellula a un farmaco, a una sostanza potenzialmente tossica, a un ormone, oppure a una bassa concentrazione di un farmaco, è possibile con questa tecnica dell'espressione genica vedere che cosa succede. Questi sono esami che facciamo in farmacologia, spesso misuriamo le concentrazioni che sono sotto 10 alla meno 10. Marina Zicchi, che insegna farmacologia all'Università di Siena, che è stata all'NIH, ha studiato i vasi e quando è tornata nel mio laboratorio studiava il VEGF e ha dimostrato delle risposte che erano da 10 alla meno 12 e da 10 alla meno 16. Quando le ho fatto vedere queste cose le ho detto: sei sicura della diluizione? Mi sembra troppo bassa. Poi abbiamo ripetuto gli esperimenti e ho imparato meglio tardi che mai che anche concentrazioni estremamente basse possono avere un effetto, quindi ci sono ormoni e sostanze bioattive nelle cellule che già lavorano a concentrazioni molto basse. Penso che i farmacologi e i chimici farmaceutici presenti in sala converranno con me che si lavora con concentrazioni come quelle che vedete sullo schermo, da 10 alla meno 6 molare a 10 alla meno 10, e questo è il range della maggior parte dei lavori farmacologici, se prendete dei lavori a caso in campo farmacologico. Negli esperimenti che vi mostrerò adesso invece lavoravamo nel range da 10 alla meno 12 a 10 alla meno 18. Si potrebbe andare anche al di sotto, forse lo faremo. Io tante volte mi sono chiesto se il numero di Avogadro esiste davvero, se è vero magari Avogadro si è sbagliato, parla di 10 alla meno 23 o anche di più. Però i miei colleghi mi hanno sempre detto che è vero, non siamo mai scesi al di sotto al 10 alla meno 18 perché noi crediamo nelle molecole, non in altre entità. Il nostro mestiere è misurare gli effetti delle molecole, quindi al di sotto del media di 10 alla meno 18 non andiamo. A quelle concentrazioni c'è qualcosa che agisce sui recettori, sulle membrane, che qualcosa fa. Non stiamo parlando di studiare effetti fantasma sui sistemi che studiamo. Poi magari fra 2 anni vi farò vedere dei risultati ottenuti al di sotto di 10 alla meno 20, ma per il momento non abbiamo le tecnologie per misurare queste concentrazioni. Comunque, torniamo al nostro esperimento. Vi ho detto che volevamo misurare l'effetto del rame e dell'apis mellifica. Siamo partiti da una soluzione di base che è la tintura madre. Io spero che le api le anestetizzino, ma invece gli omeopati cosa fanno? Le mettono nell'alcol, ce le lasciano macerare e ottengono così la tintura madre. Nella tintura madre è contenuto il veleno sicuramente, ma probabilmente anche altre sostanze presenti nel corpo dell'ape che finiscono nella soluzione alcolica. Quindi noi partiamo dalla tintura madre, soluzione concentrata di ape in etanolo, poi la diluiamo con il metodo e uso la terminologia omeopatica per far piacere a Simonetta. In realtà noi queste CH, le diluizioni centesimali, non ci piacciono tanto. Comunque, se voi moltiplicate per 2 e se pensate che c'è anche la diluizione della incubazione, arrivate a quelle concentrazioni che vi dicevo prima, 10 alla meno 12, 10 alla meno 18. Quindi utilizziamo questa soluzione diluita
e cerchiamo di vedere come cambia l'apparato genico. Abbiamo fatto la stessa cosa con il rame, Andrea ci ha portato delle soluzioni di solfato di rame, che è quello che si usa per le vigne, e abbiamo fatto anche qui delle diluizioni. Siamo partiti da una soluzione concentrata e poi siamo scesi fino alla 8CH, che equivale a 10 alla meno 18, poche molecole, pochissime molecole di rame. E così abbiamo fatto l'esperimento. Abbiamo utilizzato un modello strano, cellule prostatiche. Perché cellule prostatiche immortalizzate? Perché le usano altre persone nel nostro laboratorio, e non solo per questo, perché sono immortalizzate, cioè sono tutte uguali, non hanno variabilità. E quindi l'esperimento si può ripetere nei mesi, a mesi, anni di distanza, e risulta sempre lo stesso. Poi sono cellule robuste, non si danneggiano tanto facilmente. Hanno molti meccanismi reattivi, se voi mettete una sostanza infiammatoria rilasciano prostaglandine nel mezzo di coltura, e hanno tutti i geni per l'infiammazione. Insomma, sono cellule belle, interessanti. Poi sono cellule umane, quindi usiamo queste cellule di prostata in due condizioni: senza stimolazione, così come sono, oppure stimolandolo con IL-1 beta, interleuchina 1 beta, che è uno dei mediatori dell'infiammazione, che può indurre infiammazione nelle cellule. Come Apis mellifica abbiamo usato tintura madre, quindi soluzione concentrata, oppure le varie diluizioni fino a 10 alla meno 16. I miei amici farmacologi sanno che è una concentrazione bassissima. Abbiamo fatto gli esperimenti, abbiamo studiato l'espressione genica, forse conoscete questa metodologia, sono test sofisticati. In ognuno di questi array c'è tutto il genoma umano. Quando voi mettete una sostanza in un mezzo, estraete l'RNA dalle cellule e poi lo confrontate, l'espressione di questi geni, con le cellule di controllo che possono essere state trattate oppure no, e poi con quelle cellule trattate con la sostanza che volete studiare, ottenete tutti dei piccoli segnali. Ci vuole uno scanner speciale per vederli. Si ha una luce per ogni gene. Giallo vuol dire nessun effetto, verde vuol dire sottoespressione, rosso vuol dire sovraespressione. E questo è un codice colore che ci permette, a noi stupidi esseri umani, di capire che cos'è il segnale che i vari geni danno. Quindi otteniamo tutti questi segnali, li visualizziamo a colori e il computer li analizza. Dove c'è rosso vuol dire che il trattamento ha portato a una sovraespressione dei geni, il verde invece sottoespressione. Si fa poi tutta un'analisi matematica dei dati, si esclude il rumore e si individuano le vie lungo le quali sono organizzati i geni. E questi sono gli esperimenti che abbiamo fatto, misurato la prostaglandina. Allora, i primi risultati come farmacologo mi hanno lasciato scioccato. Abbiamo visto che c'era un effetto a concentrazioni molto bassi. Ora, guardate queste cifre. Questa è la tintura madre di Apis mellifica. Si applica alle cellule e si ottengono 1500 geni che sono sovraespressi. Su 30.000, 1500 è circa un po' meno del 10%, 5. Comunque uno dice sì, va bene, se uno viene punto da un'ape può succedere questo, non sembra così strano. È un segnale biologico non fortissimo ma chiaro. Però guardate qua, a 3CH, a 5CH e a 7CH, cioè a 10 alla meno 16, abbiamo 1700 geni che vengono sovraespressi.
più, ancora più di quelli che si sovraesprimono in caso di esposizione alla soluzione concentrata. Quindi vuol dire che il veleno agisce a basse concentrazioni e, come diceva il professor Calabrese, c'è questa curva a U e il livello di segnale che si ottiene a bassa concentrazione è l'equivalente di quello che si ottiene ad alta concentrazione, ma è di segno inverso. Ora, il verde sono i geni sottoespressi, il rosso i sovraespressi, e vedete che l'effetto non è molto diverso con le alte diluizioni rispetto all'esposizione a tintura madre. Lo stesso vale per il rame. Guardate gli effetti del rame, estremamente diluito, soluzione molto, molto diluita, e vedete che il 2% dei geni si modificano. Questa è l'analisi della risposta. È molto interessante. Il primo studio che abbiamo pubblicato sul rame è stato pubblicato su Chemical Interaction. Ho pensato che fosse giusto pubblicarlo lì perché avevamo lavorato con i chimici. Questi risultati sono molto interessanti perché spiegano il meccanismo di quello che ci ha spiegato il professor Calabrese. Cerchiamo di capire questo quadro un po' complesso. Iniziamo da qui. Questa è la tintura madre. Qui siamo a 7CH, qui a 5, qui a 3CH di diluizione. Ogni linea è un gene diverso. Ho detto che me ne sono migliaia, quelli vedete insieme. Questo è un prato verde, vuol dire che tutti i geni qui sono sottoespressi in questa situazione. Quindi sia le soluzioni diluite che la tintura madre causano una sottoespressione di questa famiglia di geni, diverse centinaia. Stesso effetto, quindi. La reazione è la stessa. È la stessa risposta data dai geni. Questa è la situazione opposta nel cluster 1. Tutti i geni sono sovraespressi. Quindi la soluzione concentrata e quelle diluite hanno lo stesso effetto. Ma qui è molto interessante il cluster 3, cioè un effetto opposto. In verde la soluzione concentrata e in rosso le diluizioni. Quindi l'inversione dell'effetto. Quindi c'è una regolazione dovuta alla concentrazione elevata e un'altra regolazione opposta dovuta a quella diluita. E qui nel cluster 4 è l'opposto: verde basse concentrazioni, rosso elevate concentrazioni. Quindi noi tendiamo a semplificare troppo le reazioni cellulari. Comprendiamo una parte piccolissima della reazione cellulare, cioè una complessità enorme, poi a volte le cose variano in modo opposto a seconda della concentrazione utilizzata. Questo potrebbe essere esteso a alcuni degli esempi fatti dal professor Calabrese, e in questo modo potremmo capire i meccanismi di azione e l'effetto che ci può essere magari a livello recettoriale, ma non solo, c'è anche la struttura genetica delle cellule che reagisce in modo diverso a concentrazioni diverse. Uno vuol dire che il gene non è cambiato, due vuol dire che il gene è espresso il doppio, per darvi un'idea del cambiamento. Questo è il gene dell'interleuchina 1 beta, un mediatore dell'infiammazione, che è più espresso quando si usa la tintura madre. Non ci sorprende, questo è veleno d'ape, causa ovviamente una grossa infiammazione. Al contrario, l'espressione va a 0,85, quindi
Le basse concentrazioni hanno questo effetto inibitorio, questo è già nell'interleuchino 1 beta. La tintura madre fa un po', aumenta, guardate le basse concentrazioni, hanno un grosso effetto con una down regolazione massiva dell'espressione del gene IL-1 beta, uno dei geni principali nel controllo dell'infiammazione, quindi c'è un grosso effetto di una bassa dose, farmacologica, molto interessante. Questa è una diapo molto complessa, per cui non ne parlerò a lungo. Questo è l'effetto del rame. E questi sono gli effetti rispetto ai livelli di PGE2, un indicatore della mediazione dell'infiammazione. Se si trattano le cellule con l'interleuchina beta, c'è un aumento della produzione di questo mediatore. Se si usa l'indometacina, c'è una diminuzione, cosa prevista, perché è un antinfiammatorio, uno dei più utilizzati, consumato a tonnellate, in ogni momento, in tutto il mondo. E qui vedete la tintura madre dell'ape e vedete che ha un effetto maggiore dell'indometacina, per cui il nostro amico austriaco che ha descritto questo effetto lo secolo scorso in Austria aveva ragione, una delusione viene data dal cuprum, come vedete non funziona qui. Conclusioni generali. Abbiamo appena iniziato appunto a studiare il rame lapis mellifica, l'esperimento deve essere esteso anche se ci sono sempre limiti di tempo e di fondi, da qui siamo iniziati, da qui abbiamo iniziato e vedete che c'è stato un effetto notevole sulla regolazione dei geni delle cellule umane e questo in soluzioni molto diluite di lapis mellifica o di rame. E pensiamo che con questi risultati avremo la possibilità di andare avanti. La seconda conclusione, abbiamo visto la struttura dei geni. Gli effetti a bassi dosaggi sono spesso diversi o opposti a quelli osservati a elevate concentrazioni. Terza conclusione, questi effetti sono farmacologici perché noi misuriamo i geni che sono correlati proprio alla farmacologia. Abbiamo visto anche i mediatori dell'infiammazione come la PGE2, la prostaglandina 2. Quindi pensiamo che valga la pena di passare a dei trial in umana. Però qui c'è un problema perché, come ci ha detto il professor Calabrese, l'industria non vuole investire in progetti di questo tipo, ma che importa, cerchiamo di comunque di farli. Non sempre ci vuole una grossa multinazionale farmaceutica, a volte si può fare uno studio a livello magari ospedaliero, spesso gli ospedali diciamo finanziano degli studi che sono indipendenti. Noi siamo scienziati e siamo di sicuro curiosi di capire perché succede tutto questo personalmente, quindi sarei molto interessato a portare avanti dei trial in umana, con tutti i problemi connessi ovviamente, nel somministrare bassi dosaggi, a diluizioni estreme. Questa è l'ultima diapo. La ricerca costa, come sapete, e devo dire che lavoro in questo campo da 50 anni, quindi quando qualcuno mi propone qualcosa io dico sempre chi lo finanzia, quindi mi sono un po' indurito per così dire, e quindi vorrei ringraziare i laboratori della Boiron, grazie per il sostegno, ovviamente, perché senza finanziamenti non si va da nessuna parte. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione. Ho concluso.